tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. È un bel po' che non giro video, mi sono presa un periodo di pausa, ma sinceramente ho continuato a fare acquisti. Sicuramente già avete visto il video per quanto riguarda acquisti fatti per la casa da Friends, una cosa del genere, perché sono stata a Caltagirone a fare le analisi e quindi ho fatto acquisti perché siamo passati da là con la mia migliore amica e quindi ho comprato alcune cosucce. E l'altro ieri invece sono stata a quello di Mister Bianco a Catania per vedere se c'erano i prodotti di Alba, ma niente, nada, nemmeno lì ci sono prodotti di Alba. Sapete dirmi come mai questa marca non viene più rivenduta da Friends? Fatemi sapere nei commenti, per favore. Allora, sono stata lì perché dovevo prendere alcune cose e sapete tutti che il Friends di Mister Bianco di Catania ha pure qualcosa per quanto riguarda il mangiare, quindi ho preso alcune cosucce. Allora, aspettate che aspettate che alzo il sacchetto. Allora, per i prezzi poi in caso ve li metterò via facendo. Allora, per i miei figli ho preso dei biscotti. Per i miei figli ho preso dei biscotti, tra cui questi qui della Divella. Sono fantasie del mattino, ottimi, classici. Questi qui a forma di rotella. A loro piacciono tantissimo i biscotti e si mangiano quelli della mamma che sono dietetici. Quindi ho cercato di prenderle qualcosa di più particolare a loro. Gli ho preso questi qua, che sono già caduti. Statevi ferme, come bambini, statevi ferme. Poi gli ho preso questi qua della Mulino Bianco, e sono gli abbracci. Sono molto molto buoni, li avevo assaggiati quando fu ai tempi che non ero dieta. Gli ho preso gli abbracci perché mi piacciono tantissimo, quindi ho preso il pacco grande. E di questi, se non mi sbaglio, sì, ne ho preso uno. E poi gli ho preso quelli nastrini, così. Sono sempre con il cioccolato all'interno. Sono sempre quelli della Barilla, Mulino Bianco, eccetera, eccetera. Questi sono per loro. Perché io poi mi sono presa i miei biscotti, quelli che posso mangiare io, che sono questi. Che io questi li mangio la mattina, 30 grammi la mattina. Che sono quelli della mia dieta e loro cosa mangiavano? I miei biscotti, cioè tanti biscotti, qualsiasi varietà di biscotti, loro mangiavano questi. Quindi mi sono, diciamo, presa la mia rivincita e mi sono ho acquistato 3 pacche dei miei biscotti, quelli che devo mangiare io. Ho lo scontrino, sì, delle Oro Spin. Non c'è niente. Non è qui lo scontrino, vabbè, sarà nell'altro. Comunque, come vi ho detto, ho preso i miei biscotti. Quindi 1, 2 e 3, perché li devo mangiare. Poi ho preso, per quanto riguarda mangiare, solo quello, se non mi sbaglio. Poi ho preso le salviettine, questo qua, il pacco grande di Fresh and Clean. Se non mi sbaglio era scontato, perché per quanto riguarda gli sconti, la mia migliore amica li sa sempre e tutti. E quindi lei sa, no, questo non lo prendere, questo lo puoi prendere, questo no, questo sì, questo no, questo no. Quindi faccio così al supermercato, cioè in questi luoghi dove io vado. E quindi ho preso le salviettine, queste qua, multiuso, della Fresh and Clean, che mi trovo benissimo, io le utilizzo per togliere gli swatch, le varie cose. Poi ho preso un detersivo liquido, questo qui della Soft. Sinceramente mi trovo bene, il profumo si sente, perché vi dico questo, una volta mi sono dimenticata di mettere l'ammorbidente e quindi si sente, il profumo si sente, non è uno dei migliori, però devo dire che possiamo ammortizzare con quello. Poi ho preso la spugna perché la devo cambiare, non mi piace nemmeno questa perché io sono abituata dove c'è la retina, proprio che mi devo scartaretrare, in poche parole. Io se non c'è la retina non mi so lavare, a me con le spugne lecche lecche mosce mosce non mi piacciono. Figuratevi che io di norma utilizzo il guanto, quello per fare lo scrub, e io adoro quell'effetto sulla pelle, madonna. Comunque ho preso questa qui almeno per ammortizzare fin quando non trovo quella. La retina non mi sembra di quelle belle massicce, però
spesa questa. Poi ho preso lo shampoo per mio figlio Andrea, perché tutti utilizzano, adesso anch'io la permanente, però Andrea utilizza questo qui della Sunsilk, io ne utilizzo un altro che poi vi faccio vedere, insomma, se poi l'ho acquistato da acqua e sapone, però vabbè. Comunque questo qui della Sunsilk, lui si trova benissimo, e gli ho comprato anche la crema per i capelli ricci, però ovviamente lo shampoo viene utilizzato di più della crema, cioè ce ne vuole di più, quindi quello. Poi mi sono presa una fascia per i capelli, ovviamente lilla. Poi ho preso un, come si dice qui, tagliaunghie, sì, tagliaunghie in acciaio, ho preso questo. Questo qui, un tagliaunghie. Poi ho preso delle mollettine per quanto riguarda i capelli, queste qui, della seta blu. Poi ho preso una forbicina, sempre della seta blu, questa qua. Poi ho preso le mollettine, perché vedete, io adesso ho una mollettina normale, però di solito utilizzo anche queste qui a striscette. Non so come si chiamano queste. Accessori per capelli, ovvio. Non c'è scritto. Comunque, questi qua, fermaglie, sono tipo una specie di fermaglio così. Ho preso queste, che servono sempre. E poi ho preso per mio figlio Andrea, che col fatto che ha i capelli ricci, certe volte mette la fascia, e lui ce l'ha nera, io gliel'ho presa bianca, e se mi sbaglio blu, adesso dobbiamo vedere nel nostro sacchetto. Comunque gli ho preso questo tipo di fascia, non so se si vede, perché è bianca, me la faccio vedere poi in quello che si vede azzurro. Comunque gliel'ho presa perché lui li utilizza per fermare i capelli, specialmente quando va al mare. E poi ho preso le matite con il temperamatite e la gomma, perché mi servono, certe volte li metto qui nella postazione e qualcuno me li ciupa. E questo è il primo sacchetto. Andiamo col secondo sacchetto. Col secondo sacchetto, vediamo se riesco a utilizzarlo. Voi dite che non sono muscolosa. Allora, ho preso un'altra confezione di salvettine, questa qui della Friends, direttamente del posto, che sarebbero queste. Queste qua. Qui c'è un macello qua sopra, un macello. Poi queste sono le fasce che vi ho detto poco fa, di quella bianca che le ho presa da Andrea. Questa è un'altra ed è blu. Le ho presa bianca blu perché nera poi ce l'ha. Questi sono i colori che devi utilizzare di più. Ah, abbiamo lo scontrino. Galbusera, vabbè, 1,99 euro biscotti. Poi ho preso anche la pattumiera a mio nipote, l'ho presa anche per me. Comunque ci sono altre cose che abbiamo preso. In caso sapete cosa faccio? Ve li scrivo giù nell'info box, perché sinceramente è una spesa di 138, non sono tutte cose mie, ma non so come farveli vedere. Mamma mia, fa un profumo lo scontrino. Perché ci sono abbastanza cose, quindi in caso vi metterò giù nell'info box i prezzi. Però se frequentate Friends sapete già i prezzi voi stessi. Poi ho preso delle tavolette per il WC, e sono queste qua. No, non si sente di qua. Comunque ne ho prese varie, e cioè varie profumazioni. Ho preso Narciso. Poi ho preso Chanel numero 5. Poi ho preso, ovviamente, alla lavanda. E poi questo qui che è Oceano. Li ho presi tutti ed erano tutti, se non mi sbaglio, un euro. Per questo li ho presi, perché li ha presi anche mia comare, quindi abbiamo preso quelli. Questa non c'entra, ma era una magliettina che era appoggiata là dentro. Poi ho preso la fascia, questa qui grande, per i capelli, nera, che io di norma porto quando vado al mare, così tengo i capelli all'indietro. Poi ho preso le lamette, queste qui Extreme 3, dove ce ne sono 6.
perché questo è il periodo della depilazione, quindi le ho comprate, perché voi dovete capire che io ho pochissimi peli e nella gamba ovviamente dove io ho la calza ne crescono, li possiamo contare fino a 10, perché ovviamente non ne crescono tantissimo perché la circolazione non funziona, automaticamente i peli non ne crescono. Io vi posso dire che sono più pelosa per quanto riguarda, ve lo assicuro perché la mia estetista ve lo dice sempre, le sopracciglia che in tutto il corpo. Io gli unici peli che ho sono questi delle braccia che non tolgo e quelli che di solito non vede nessuno e dove non batte il sole, va bene? E quindi queste le utilizzo solo ed esclusivamente per le gambe. Poi le ultime cose che ho preso sono questo qui che me l'ha consigliato la mia migliore amica perché ha visto dei video su TikTok per quanto riguarda la pulizia dello scarico, ed è la soda caustica in scaglie. Ho preso questa, la mettiamo qui di lato se no cade, e poi ho preso un altro soft di quello di poco fa, l'altro era alla lavanda, questo invece è al argan, questo qua. E poi per finire ho preso la ricarica dello sgrassatore Chanticleer, a me piace tantissimo, di solito vario tra quello con il tappo giallo e quello con il tappo viola, questa volta ho preso il giallo perché la scorsa volta se non mi sbaglio quello a caltagirone avevo preso quello viola, quindi ho preso questo. E poi per finire, era scontato se non mi sbaglio il 99, ho preso il Nelson, questo qui, nella profumazione burro di karité. Mi piace tantissimo come sta, come si sentono poi sulle mani. Non lo so voi, ma a me piace tantissimo e quindi ho preso questo. Questo è tutto se non mi sbaglio. No, c'era anche la crema per carmelo, è qua. Ho preso questa crema. Ho preso questa crema per mio figlio Carmelo perché dove ha il tatuaggio ha tutta questa parte tutta screpolata e siccome lui si toglie certe volte le riprendiamoci. Allora, di solito lui è quello più punto per quanto riguarda le zanzare, anche se a casa mia ce n'è poco e niente perché io ho le racchette. Però ovviamente lui esce tutto, quindi lui è soggetto alle punture d'insetto, però lui cosa fa? Tanto li graffia, tanto li fa, che si fa le crosticine, sì, bene, anche a 22 anni fa le crosticine, e quindi gli ho voluto prendere questa, che è la crema all'aloe. Questa è una crema corpo, aloe vera, idratante e rinfrescante, se non mi sbaglio costava sulle 3 euro, una cosa del genere, però volevo prendere una cosa proprio adatta alla pelle che gli dà un po' anche di freschezza oltre a lenire diciamo il prurito, il fatto della pelle screpolata. Questo è tutto se non mi sbaglio, sì, questo è tutto per quanto riguarda gli acquisti fatti da Friends. Fatemi sapere ovviamente se voi avete preso questi prodotti, come vi trovate tutto, e ditemi anche il fatto perché non vende più Alba, cioè io l'ho trovato soltanto il prodotto che ho fatto vedere poco fa, che adesso non mi ricordo dov'è, forse l'ho messo qua dentro, comunque solo un prodotto Alba, ah no, qua questo, la soda caustica, questo di Alba e basta. E poi a Caltagirone avevo, se non mi sbaglio, ho trovato l'aceto. Ma come mai? Cioè, non vendono più Alba, Friends, come mai? Ditemi qualche cosa, fatemi sapere il motivo esatto. E niente, per quanto riguarda Friends è tutto. Io dovrei fare anche il video di Acqua e Sapone, di altri brand. Comunque, per quanto riguarda questo video è tutto. Io vi saluto e come vi dico sempre, vi faccio l'interrogazione perché siamo lì lì per la scuola. Come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate. E se vi vanno, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!